Allora, buonasera a tutti, benvenuti al Museo di Stereo Naturale. Eh, vi porto un saluto anche da parte della dottoressa Chiara Squarcina che aveva detto che faceva il possibile vedere, ma non la vedo e per non fare torto a chi è arrivato puntuale intanto iniziamo. Eh, questo è il secondo incontro che facciamo di questo ciclo di conferenze che poi verrà presentato da, da Adriano Favaro che ci ha aiutato con la morte, moglie Sandra a organizzare e che fa parte di questo circuito di iniziative che abbiamo attivato quest'anno sono i 150 anni della morte di Giovanni Miani, esploratore veneziano eh, dalla vita incredibile, avventurosa, eccetera, eh, musicologo, patriota, sapete anche l'origine, eh, probabilmente appunto figlio illegittimo dell'ultimo ai Bragadini, quindi un personaggio. Eh, dalla vita complicata, anzi dalle più vite direi, da, da, da quello del musicologo alla, al patriota fino all'esploratore. E che eh, abbiamo quest'anno deciso non tanto di celebrare, non sono cele, cele, delle celebrazioni, è proprio un anno in cui abbiamo deciso di concentrare una serie di attività dal punto di vista scientifico, di studio sulla collezione. Di raccolta di materiali, di censimento delle stesse reperti che Miani, oltre al grande nucleo, che è la stragrande maggioranza delle collezioni che ha portato dalla, dalla, dalla sua prima o seconda, secondo come le contiamo, spedizione 59-60 alle ricerche sorgenti del Nilo. Ma oltre a questo nucleo importantissimo, che è quello che custodiamo, noi, ci sono una serie di altri materiali che appunto. Dal punto di vista scientifico stiamo documentando, raccogliendo, digitalizzando tutto il possibile. Ci sono materiali sparsi in Italia, a Napoli, a Firenze, a Roma, a Torino, eh, in Austria, in Francia, eccetera. Ma eh, la storia di Miani la potete seguire a chi non la conosce anche nel nostro sito web perché abbiamo fatto una serie di clip molto brevi con Alberto Tosofei che escono periodicamente e sono tutte nel nostro canale YouTube dove trovate anche quelle, le conferenze come quella del, dell'altra volta della professoressa Nepiccira che mi ancora che vedo qui, eh, quella di oggi con il professor Sarpellon e la prossima che, eh, che, che ci sarà e un ciclo di conferenze, <coughs> la prossima eh, sono i trofei di viaggio con, con il professor Duccio Canestrini che appunto eh, documentiamo e inseriamo nel nostro canale YouTube come diciamo, nuovo modo di operare che abbiamo eh, imperato, imparato a torto colla durante il lockdown e che abbiamo visto comunque che funziona quando si fa un'attività di un certo tipo che hanno un significato che può andare al di là dell'incontro dell e quindi della possibilità poi di rivedere, di farlo vedere a un circuito molto più ampio e con tutta la calma del mondo rivederlo quando si vuole. Questo è uno dei modi diversi che abbiamo scelto per comunicare queste attività scientifiche su, su, su Giovanni Miani. Altre sono dei laboratori didattici, altri sono dei materiali, quelle che vedete qui, chi di voi non è andato, spero nessuno, ma nel caso di sopra a vedere la sala Miani o rivedere la sala di Giovanni Miani. Avete potuto vedere che quest'anno eccezionalmente abbiamo esposto anche i diari che normalmente sono custoditi in biblioteca. Li stiamo digitalizzando completamente, quindi saranno disponibili a tutti, quindi anche alla comunità scientifica. E ci sono le tavole della musica, della sua prima pubblicazione, eccetera. Quindi, ci sono le mappe che abbiamo fatto realizzato proprio eh, ricostruendo il percorso della spedizione Giovanni Miani andandoci a spulciare pagina per pagina il suo diario. Ci sono una serie di materiali anche molto semplici come dei, dei segnalibri che avete trovato sul, sulle seggiole, che sono eh, quattro diversi e riportano tutti la grafica. Tutto quello che vedete la grafica è di Giovanni Miani perché era anche un disegnatore, era un topografo, era eh, una, una personalità dalle appunto, mille sfaccettature e che ha fatto tesoro in tutte, eh, in tutte le esperienze della sua vita di, di ciò che aveva... Eh, imparato e studiato e quindi anche nella collezione scientifica c'è un'enorme quantità di strumenti musicali proprio per questa prima parte della sua vita dedicata alla storia della musica. Eh, ci sono anche dei quadernetti che utilizziamo per lavorare con i bambini facendo eh, delle attività per le famiglie, quindi diciamo un'offerta eh, un diversificata per raggiungere il maggior eh, numero di pubblico e anche il pubblico più diverso. Per, appunto, eh, comunicare eh, questo tipo di attività. Eh, oggi, appunto, ehm, è un aspetto, eh, mh, un taglio molto particolare. A noi è piaciuta moltissimo la proposta che ci ha fatto Adriano ehm, di eh, affrontare Miani in, in maniera diciamo collaterale, quindi con degli aspetti che legano Miani-Venezia, gli aspetti inediti. E anche questo è un tema molto particolare, molto bello, le perle, le conterie, quindi eh, le perle veneziane, il titolo è affascinante che hanno comprato un mondo, io sono un appassionatissimo di diari di, di, di viaggi, cioè, ho due scaffali di diari di viaggi, da, da Cook alla Perusa, eh, Shackleton, eh, tutti i, i più grandi viaggiatori e esploratori, Bugandil, eccetera, anche naturalisti. E ehm, sono sempre rimasto affascinato dalla lista di carico dei materiali che dovevano stare via anche anni ed era sempre delle casse di conterie. Conterie servivano per, eh, per, per scambiare con i nativi ovunque frutta fresca, cibo piuttosto che altro materiale. E agli esploratori, come sentiremo, anche eh, per comprare eh, viveri. Miani ci comprava i denti, come li chiama lui, le zanne, eccetera. Ma non, non entro nel particolare perché c'è Adriano che può fare molto meglio di me, io volevo solo chiudere questa brevissima presentazione dandovi appuntamento alla, alla, prossima, ehm, alla prossima conferenza, appunto i diari di viaggio, che è un altro, un altro tema molto interessante, questa, questa mania, questa, questa parte legata all'animo umano che ci fa collezionare oggetti quando viaggiamo. Da, Dall'antichità lo si vede nelle tombe, lo sanno, gli antropologi, ai tempi moderni. Qualsiasi cosa la portiamo a casa, che sia magari il magnete per il frigo, piuttosto che qualcosa di molto più interessante, ma dobbiamo portarla a casa. A noi, come museo di storia naturale, questa cosa c'è congeniale perché i musei di storia naturale nascono dalle Wunderkammer, che erano le camere delle meraviglie, che non era nient'altro che la stanza in cui le grandi famiglie nobili con le. Collezionavano questi regali incredibili che gli arrivavano dai punti più lontani del pianeta, da, dagli ambasciatori e dai viaggiatori. Quindi questo collezionismo, a quello naturalistico, poi ha una storia molto legata alla storia dei musei naturali. Ringrazio e, e qui chiudo voi per la presenza, eh, Adriano e, e la Sandra per la loro collaborazione sempre preziosissima. Il ehm, professor Sarpellon per aver accettato il nostro invito ad essere venuto a raccontarci questa cosa interessantissima. Margherita e Barbara, dovrei dire dottoressa Fusca e dottoressa Favaretto perché noi i titoli ce li perdiamo sempre ma in realtà eh, sono tutti naturalisti, biologi eccetera che lavorano qua dentro, per eh, essersi prestate a questa quest attività che per noi naturalisti, biologi, zoologi, quasi tutti qua dentro, questa cosa di Miani, l'esplorazione, l'Africa eccetera è una cosa che ci, che ci costa una fatica incredibile perché Proprio non è il nostro campo, però ci ha entusiasmato. Eh, credo che si, che si capisca e si veda. Anni, cioè abbiamo la mia anima, come dicono appunto le ragazze, e quindi ehm, per noi è stato un piacere, anche se una grande fatica. È un piacere, e con ecco, piacere che mi metto ad ascoltare anche la relazione di oggi, perché sono tutte cose interessantissime per noi nuove. E, e ripeto, sono tutti aspetti e peculiarità che hanno un fascino. Mh, Grandissimo. Poi per veneziani, in questo caso le perle, sono riscoprire cose che abbiamo sentito che sapevamo in qualche modo, e che però legate in questo caso a questa collezione spettacolosa e questo esploratore prendono una luce e una visione diversa. Grazie a voi e lascio la parola a Adriano. Grazie Luca, ma io non devo dire niente perché sarà tutto Nanessar Pellon a raccontarci la storia di questo grande cornice che stiamo cercando di costruire attorno a un personaggio incredibile. Eh, non... Sandra oggi mi ha detto "Ma perché lo chiamano il leone del Nilo?". Non lo so la risposta. Abbiamo siamo andati a cercare, non si sa ancora come sia arrivato a questo nome, forse un nome che gli africani hanno dato a questo signore con i capelli lunghi bianchissimi girava così per Venezia, lo prendevano un po' da quelle parti perché i veneziani figuriamoci, però lui ha resistito stoico ed eroico, è stato veramente un personaggio grande, incredibile. Eh, abbiamo cercato di girare attorno, eh, 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 il primo tratto della cornice, e ringraziamo, l'ha costruito Giovanna Lepi alla quale abbiamo chiesto, ma tutti questi neri, tutti questi africani che vediamo attorno alla Serenissima, nei quadri, nelle rappresentazioni, nei gioielli no, dei Moretti, che storia hanno e abbiamo visto che hanno una storia antichissima eh, che comincia con eh, la Basilica di San Marco che comincia con le storie bibliche e quindi ci siamo eh, ritrovando in un contorno che porta naturalmente anche Giovanni Miani l'esploratore a stare dentro il suo tempo e noi vogliamo raccontare il suo tempo. Anane Sarpellon che fortuna vuole conosco da qualche stagione, decenni. Fortuna per lui. Fortuna per me perché ho sfruttato tutte le sue competenze e conoscenze, ma lui sappiamo che ha quel sano cinismo che ci permette di rendere sapida la, la vita, altrimenti sarebbe un brodo di acqua bollita tutte le volte. E Duccio Canestrini che l'antropop spiegherà proprio perché prendi, ci resta sempre qualcosa in tasca quando ci muoviamo uh, nelle altre parti, per puntare poi alla prossima... perché. Miani porta tantissime perle con sé, conterie, già la parola conterie se io non dico che cos'è, etimologicamente, filologicamente, forse se lo dice lui, ma siamo tutti in difficoltà, anche altre perle e poi ci sono delle pagine del diario strepitose dove dice, parla del brodo, i dadi da brodo, perché che cosa doveva avere un viaggiatore oltre che la buona salute? Eh, qualcosa da mangiare e i dadi da brodo, bastava un po' d'acqua ed era la grande scoperta del momento, il Liebig non a caso eh, lo conosciamo tutti adesso ha cambiato nome la produzione magari, e si formano in altre maniere c'è cioè forse meno sale, eccetera, ma il glutamato ti teneva su per una giornata intera perché la vita di questo signore che è comodo raccontare adesso seduti, guardando prima che si accenda il mio telefono scusate, era del periodo dinosa per viaggio non ci curavano di me come se non esistessi. Sta parlando delle persone che lui ha pagato per accompagnarlo nell'ultimo viaggio per cercare le sorgenti del Nilo. È il suo mito. Le sorgenti del Nilo sembra siano state trovate, ma non è vero e lui sospetta che non sia vero. Da due inglesi che, avendo l'Inghilterra alle spalle, che era come dire il mondo intero, perché l'Inghilterra era tutto in quel periodo economia, soldi, potere. Uh, Richard Barton, l'attore, un altro signore che va come cartografo alla spedizione pagata dalla Royal Society e, uh, in inglese. E il cartografo era quello che trasformava il mondo, perché prima l'idea della cartografia non esisteva nemmeno. Era un'idea di disegnare il mondo, non una mappa, una piccola mappa. E, e Barton è quello che ha tradotto le mille e una notte, il Kama Sutra, non uno qualsiasi finito poi a fare... Il Console a Trieste, quindi, e incontra Emiani. Quindi vuol dire che ci sono delle culture importanti. e Emiani va a cercare questa cosa che sarà scoperta decenni dopo, davvero geograficamente e scientificamente, da un tedesco, come doveva, hanno inventato la geografia. Devono inventare anche le sorgenti del Nilo. Ma dice mi, mi abbandonano Cavalcai 200 ore dal Nilo a Mombuto che è il luogo dove finirà la sua esistenza, nello spazio di un mese passai 66 stagni che non erano i fossi che trovate sul terraglio, era qualcosa di molto più pericoloso e difficile e 10 fiumi, sei giorni mi fecero camminare per fino a nove ore senza prendere cibo di sorta. Sta finendo la sua vita, nel suo diario dirà che si scava la fossa perché sa che deve morire e scegli anche dove, dove, dove sarà sepolto se quindi siamo di fronte a, a un essere gigantesco come testa, come cultura, come capacità ed era stato un ragazzaccio perché nel 49 a Forte Marghera cerca di difendere Venezia stando dalla terraferma a Forte Marghera, apro una parentesi per capire in che mondi ci troviamo c'era anche un signore nobile bellunese che si chiama Di Rudio e che è quello che finirà col generale Castra a combattere contro gli indiani gli indiani quella volta vincono, lui si salva, si nasconde nei cespugli e passerà tutta la sua vita negli Stati Uniti a raccontare quell'episodio, a fare il narratore di se stesso. Ma quando è a, a Forte Marghera, Di Rudio eh, viene subito fatto, portato via perché una notte sente dei rumori e fa sparare dappertutto e dicono no, calma tu non funzioni. Lo fanno fare il vigile urbano a Piazza San Marco praticamente, ma lui era volontario, non ci sta, scappa, va in Francia. Insomma, sono uomini dell'avventura. Moderna, non sono uomini incoscienti, sono uomini che sanno, che conoscono. Mia moglie mi dice: Ha un orologio bellissimo che le ho regalato io, me lo fa vedere ogni volta. Ma forse il messaggio è: Mola tutto, lascia stare. E accolgo l'invito, Sandra. Grazie della tua cortesia. Allora, il prossimo appuntamento è il martedì 24 per i trofei di viaggio. Siamo quello che prendiamo, rubiamo o compriamo. Però la parola prendiamo, potrebbe bastare. Ma adesso andiamo a vedere eh, questo, la storia di queste perle, conosciamo veramente poco, se dovessero dirmi cosa, non so, niente, cioè non so mettere in fila la cosa. Quando ho letto quello che Anna Sapello mi ha mandato, ho detto, beh, da, è molto più interessante. Per arrivare fino alla, a, a, alle pagine del diario di quest'uomo che si portava come la, la Mastercard o come l'American Express esatto. di conterie, esatto. assieme al rame. E il rame per poi farlo diventare un gioielli, braccialetti e tutto il resto, e finisce. Non vi leggo l'altra parte della pagina quando dice: Mi hanno portato via tutto il rame, non ha più niente, e sa che è arrivato l'ultima ora. Andres Pellone non devo presentarlo. Eh, docente di sociologia, uno dei grandi conoscitori del, del, dell'umanità. Perché nel peggio e nel meglio, visto che ti conosci anche me, quindi nel peggio, ecco. e la parte che lui esplora è come comincia la storia di Venezia con le perle che sono uno degli elementi sostanziali dell'esistenza di un esploratore, non solo Miani ma tutti gli altri, e queste perle hanno poi riempito l'Africa e adesso un po' i nostri sogni per la bellezza, ma anche la nostra coscienza culturale che timidamente dice oddio, datemi una mano che non so. Sto zitto Nane a te. <ride> Bene, grazie della presentazione. Allora, eh, ah, intanto bisogna togliere questo. Bisogna chiudere qua. Aprire qua. Scusate, ma no, Qua. Eccoci, le perle di vetro che hanno comprato il un mondo. Eh, ed è, è vero, è giusta fra le tante cose che ha detto Adriano. Una è particolarmente eh, adatta. Le perle erano come la Mastercard, la, la Visa d'oro, perché? Per questi viaggiatori ciò che era importante era avere qualcosa da scambiare con ciò che via via serviva, dal cibo a qualsiasi altra cosa. E le perle eh, erano questa, questa merce di scambio universa universale, universale come genere. Dopo, come le carte di credito, alcune vengono accettate, altre no. E anche le perle, a di seconda del paese, delle tribù, addirittura dove si andava, alcune erano accettate, altre erano addirittura preziose e altre erano rifiutate. E questo era un problema per chi, eh, per chi doveva viaggiare. C'è una testimonianza anche di, di questo nei diari di, di, di Miani, e di, che dice che appunto... Bisogna farsi un programma di viaggio, sapere dove si va per sapere quali perle portare via. Curioso questo, no? Perle. Perle, la storia delle perle, quando comincia la storia delle perle, dove sono state fatte le perle? Le perle esistono da sempre e sono state fatte ovunque. Questo dà un'idea di quanto sia difficile, per non dire impossibile, fare una storia delle perle. Anche perché, non solo perché è un universo immenso, ma anche perché delle perle rimangono poche testimonianze, se non le perle stesse, le quali però sono relativamente mute. Le possiamo classificare dividere, però non ci dicono se una perla abbiamo in mano, non ci, dicono, non ci dice da dove viene, chi l'ha fatta e quando. Dice, possiamo dire che assomiglia a un'altra o non assomiglia a un'altra ma di per sé eh, le perle parlano poco. Documenti sulle perle sono rari perché la perla era un oggetto qualsiasi, eh, se ne facevano ovunque di, di qualsiasi tipo, non hanno lasciato una loro storia, non hanno lasciato documenti scritti, non hanno lasciato nomi importanti come, come tante altre arti. Un, fa parte della vita di ogni giorno e di un artigianato di per sé umile adesso vediamo sì. Questo, è per esempio, quindi, quando sono cominciate le perle, ehm, io propendo. Beh, ehm, il vetro è stato trovato per caso. Mh? A tutti è nota la storiella che Plinio il Vecchio riporta sui marinai che alle foci del fiume Belo in Libano per scaldarsi la cena mettono vicini quattro blocchi di natron, cioè di soda che trasportavano, accendono il fuoco per scaldarsi la minestra e poi vedono uscire da queste pietre, pietre sì, un rivoletto e il vetro. Questo è lo stesso Plinio dice che è una favola, però dice comunque eh, un, 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 una cosa interessante, che già da allora nessuno sapeva, cioè duemila anni fa, nessuno sapeva come era stato fatto il vetro e si riteneva che fosse nato per caso. Molto Dove può essersi verificato questo caso? Io credo in due, in due posti, nelle officine dei fabbri. E nelle officine dei ceramisti. I fabbri tengono un fuoco potente a lungo per la, per la fusione. Eh, per contenere questo, questo fuoco di legna, eh, per, contenere di, eh, per contenere la legna, bisogna fare un, una barriera. Se questa barriera è fatta di materiali argillosi, ecco che... La silice che è nell'argilla nell si combina con la soda che viene dalle, dalla cenere di combustione, eh, la soda abbassa il punto di fusione del, della silice ed esce, e viene fuori il vetro. Quindi, io ho visto in Belgio, in un bosco, eh, per terra una gran quantità di coperti dalle foglie perché era autunno, eh, di sassolini. Diciamo. Io, che invece erano pezzi di vetro chiesto, e beh, questa era una, una zona di fabbri, era molto diffusa l'attività la, dei fabbri. E i fabbri si, si formavano nelle forge questo vetro molto, molto, molto impuro e dopo gentilmente lo buttavano nel bosco. Questa è una possibilità. L'altra possibilità è quella dei ceramisti, perché anche lì c'è l'argilla, c'è un fuoco potente. E, e a lungo questo può, fuoco può andare come capita oltre, oltre misura quindi può, arrivare, può andare oltre i 600 gradi arrivare a 1000 magari anche a 1200 in quel momento la, la, la cenere della combustione si combina con l'argilla la, la, del, della ceramica ed esce il prima, la prima eh, massa vetrosa quindi da lì, da lì la, la questi che facevano perle di ceramica magari hanno scoperto che quelle di ceramica non è andata rovinata perché era andata in sovraffusione, però si poteva fare qualcosa di diverso e possono aver scoperto il, il vetro. Sono due, due possibilità, eh, verificateci probabilmente già eh, nel terzo millennio a.C., queste perle che ho messo qui per cominciare sono invece perle fatte nella zona di Alessandria d'Egitto nel secolo a, attorno alla nascita di Cristo e così testimoniano come eh, questa attività sia mh, durata nel tempo e in, e in, in, in tante, in tante altre, altre zone. Vediamo. Oddio! <ride> Ah. Posso eh. farti una domanda senza interromperti? Beh, è difficile, <ride> ecco, è fatto, le domande <ride> sono difficili, no, ma sono tutti volti quelle, quelli che abbiamo visto? Sì, faccette sono, sì, e questo è un po' lento, non so perché. Non importa, eh, sì, e, sì, che, e importa. che cosa dovevano essere? Cioè, car eh, carte d'identità, giochi, portafortuna, non si sa, ma perché non funziona? Lo dico perché ho visto che si era bloccato la ecco. Ah, ecco. no? Queste sono perle. Eh, beh, qua eh, rischiamo un, un detour. Eh, queste sono perle di, eh, di vetro, un vetro piuttosto un grezzo, nel quale sono eh, incastonate quelle che si chiamano le murrine e cioè delle, queste sono delle canne di vetro. Cane massicce di vetro che nel loro interno contengono questo disegno. Questo disegno che appare ogni, ad ogni taglio, ogni taglio, de, on, ogni cilindrino, ogni fettina che si taglia, appare questo disegno. E questo si usava allora per fare, per fare queste, eh, per decorare queste perle. Queste sono rotonde, queste invece tre sono piatte. questo è a forma di. Quindi morrina egiziane quindi sono murine egiziane non provocarmi sulle murine perché altrimenti serve un'altra ora adesso che hai imparato a far funzionare il codice vediamo, vediamo se funziona no quasi torna indietro ecco saltiamo saltiamo al 1764 che è la conclusione in grosso modo di tutto il periodo di tutto il periodo di della Repubblica per vedere qual era eh, la, la situazione. Qui, questo è il riassunto di una questione eh, eh, che si presentava in, que in quegli anni sulla divisione della eh, competenza di ogni arte o mestiere che dir, che dir si voglia. Voi sapete che ogni attività a Venezia era regolata da un era svolta all'interno di una corporazione, detta arte, che aveva delle regole ben precise, soprattutto dei confini, e quindi era un problema quando qualcuno di un'arte svolgeva una qualche mansione che poteva invece essere riferita ad un'altra arte. E per fortuna questo ha generato un sacco di liti di cui è rimasta memoria nell'archivio di Stato e quindi abbiamo tutte queste informazioni perché nell'archivio come nel gazzettino si trovano solo disgrazie eh, 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 e non altre notizie. Allora questo riassume, riassume la, la situazione. L'istrumento del muranese è la fornace, cioè l'arte madre è quella dei vetrai, che fornisce il vetro, e quindi il vetro lo fanno i vetrai, punto. L'istrumento del margaritere è una ferassa, Margaritere, dopo lo vedremo, è sinonimo di perlaio, di quel tipo di perle che si ottengono tagliando una canna di vetro forata e lavorando, come si vedrà, e questi cilindretti di canna forata tagliata vengono messi su una ferrazza, cioè un vassoio di rame, e riscaldati al fuoco in continuo movimento, a ciò che i bordi si arrotondino e quindi da un cilindro esce una perla. Terzo, l'istrumento del perlere è la lume. La perla lume è, fa parte di quelle perle fatte una a una attorcigliando attorno a un speo, cioè un ago di ferro, di ferro eh, sporcato con un po' di, di calce e sabbia, arrotolando un filo di vetro che viene riscaldato al punto da ramollirsi da una lume, cioè da una fiammella. Allora, eh, Tratta da una lampada a gas animale, potenziata questa lampada da un, manca la parola, no? da un mantice grazie, azionato a, a col piede. L'aria del mantice rafforza la fiammella tanto che è sufficiente per sciogliere il, il vetro. Quindi, questa è, è la, eh, la, eh, la situazione. Andiamo avanti. Ah, sì. Qui invece siamo alla fine della storia, cioè nell'Ottocento. Questa pagina è tratta dal libro di Domenico Bussolini 1845, credo, se ricordo bene. E, e ci racconta la, la situazione di allora, finita, finita la, la Repubblica finite le arti, finite le regole eh, di, 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 un, di un tempo, qual, qual è la situazione? Come si suddivide l'arte? C'è l'arte della composizione degli smalti e della fabbricazione della canna da perlai e da margaritai. Gli smalti sono è un vetro eh, opaco, colorato, opaco, morbido, quindi in genere contenente, eh, contenente piombo con il quale si fanno queste canne che poi vengono allungate per i perlai. Una canna molto allungata può arrivare fino a un, un filo sottile come questo e, e si chiama vetta, quelle che le perlaie, perché adesso è un lavoro da femmine, dall'Ottocento in poi. O i perlai comunque arrotondano, si chiamano vette, che possono anche essere molto sottili, come vedremo, vedremo più avanti. La canna da, eh, da margariteri è la canna che dicevo prima: c'è cioè una canna forata, var variamente... L'arte del margaritaio che rotonda le perle per mezzo dei appositi fornaci, appunto, le, le, insomma, si chiamavano fornaci di, da riduzione, si diceva ridurre la canna in, in perle. Mentre Perlaio lavora con la lucerna, con la lume. Cos'è sta roba qua? No, niente, per mi va di qua, via. Eccola qua. Vabbè, andiamo avanti perché ho paura che faremo molto tardi. No. Niente, sbagliato. Voi avete tempo, vero? No, dopo. Bisogna fare innanzitutto una canna. Io ho pensato che, che non tutti eh, hanno, mai, hanno visto eh, fa fare, fare una canna. Ma prima di eh, raccontare come si fa una canna, volevo eh, dire due, due parole un po' di quello che si, sta, si sa della storia de delle, perle, delle perle a Venezia. Eh, il documento che, parla, che porta la parola perle più antico che è noto finora, è del 1281 e parla di perlulas veriselli parvi valoris, cioè perline di verisello di poco conto, di, po di poco valore. Cosa sono questi veriselli? Veriselli sono, erano delle, praticamente delle gioie false, delle pietre false, cioè erano dei lavoratori di piccole quantità di vetro, in fornini piccoli, che rifondevano vetro fatto, eh, ottenuto dalle fornaci e magari mescolandolo per cui si otteneva colori diversi e facevano eh, gioie false pietre dure da mettere, da mettere, da mettere in, in anelli un'altra eh, categoria di eh, e quindi è, è probabile eh, no è probabile è certo perché perlula sferiselli c'erano Oltre che a fare questi, eh, pe, pe, questi oggetti da castoni facessero anche delle perle, cioè rotolando la vetta attorno a, un, a un speo, uno spedo. Un'altra categoria più importante: ah, i veriselli eh, sono lavoratori modesti, tant'è vero che col passare del tempo scompaiono. Mentre L'altra eh, categoria molto importante che dura nei secoli è quella di paternostreli. Come sappiamo nel XIII secolo comincia la mania, mania, con tutto rispetto, del rosario. Il rosario ha bisogno di grani per contare le Ave Maria e i Padre Nostri. I paternostreli facevano i grani per rosario, ne facevano di tutti i tipi e quindi di cristallo, di osso, ma alla fine fecero anche di vetro. Infatti abbiamo i patenostrelli da mola, cioè che lavoravano a mola la materia che avevano, e i patenostrelli di vitro, eh, eh, vitro. Questi patenostrelli da vetro, alla fine eh, rubano il lavoro ai quei lavoranti di Veriselli e li fanno a speo, cioè. E si trova questa edizione usando l'ago, lo spiedo eh, che serve per arrotolare per le arrotolare cose. È chiaro che questi lavoratori facevano oggetti per devozione, ma potevano farli anche per eh, usi profani quindi, non solo grani per rosario, ma anche grani per collane, quindi, per, quindi, quindi eh, perle. Accanto a questi c'erano i cristalleri. Cristalleri che di per sé lavoravano il cristallo di rocca, il cristallo di rocca, e anche qui eh, c'è una, eh, una, una confusione tra cristalleri e patenostrelli. Perché, eh, sia gli uni che gli altri, facevano questi grani che potevano essere usati per rosario, ma anche per, per scopi profani. e lo svilupparsi, e qui siamo già nel 500: lo svilupparsi del, del lavoro dei paternostreri fa sì che un, poco, un po' alla volta cristalleri e paternostreri si uniscono, si uniscono in un'unica un arte. E nel 1511 l'arte dei cristalleri e l'arte dei paternostreri si unisce in un'unica arte dei cristalleri e dei paternostreri. 1511. E 11. Ma già nella seconda metà del 400 eh, si trovano, eh, si fanno canne, canne di vetro, dalle quali si ricavano perle tutte uguali, quindi canne forate che vengono tagliate a pezzi. Che vengono tagliate a pezzi. Adesso non mi ricordo più dove sarà quella diapositiva, ma non importa. Tagliate, tagliate a pezzi, arrotondate e che, diventa, e che, diventano, che, diventano, per, che diventano perle. Sulla fine del Cinquecento appare la parola contarie. Quando appare la parola contarie, da quello che risulta dai testi, essa è sinonimo di perla. Cioè non indica come indica adesso... Come indica adesso Adesso per contarie si dicono le, le perline piccole, piccole per non dire piccolissime. Allora contarie era nome comune di cosa, di perla. E in questo senso la usa anche il Miani e, e i, suoi, i suoi contemporanei. Quindi a metà dell'Ottocento c'è già questo uso eh, generico di contarie. Sull'origine del nome eh, di Contarie, magari se mi ricordo, diciamo qualcosa dopo. Contemporaneamente, contemporaneamente eh, nel fine Cinquecento, inizio del 600, appare come arte quella dei perleri. Abbiamo visto eh, i veriselli, abbiamo visto i paternostrelli ma solo nel 600 i perleri, cioè che lavorano a lume, che fanno le perle una a una, e si riuniscono in arte nel 1629 per, per l'esattezza. E, e entrano nell'arte dei paternostrelli, ci stanno poco perché sono simili ma diversi e come abbiamo detto... La più piccola diversità allora era ragione di discussione. E nel 1947, 647 si staccano da, dai paternostrelli e formano una, una loro propria arte, l'arte dei sopra e dei suppialume. Pur mantenendo con i paternostrelli lo stesso patrono che è eh, Sant'Antonio Abate e la, lo stesso altare che è nella chiesa di San Francesco della Vigna. Su eh, ho detto no? eh, su lume perché eh, anche qui ci sono due interpretazioni. Ma la prima che alla quale io non credo è che eh, su lume perché il mantice soffia sulla lume. L'altra che è più probabile è che i, i perlai con la lume lavora, lavorano come dei piccoli vetrai, cioè. Raccolgono, possono raccogliere in un tubetto che può essere anche dello stesso vetro un po' di, di, di vetro che dal crogiolino che si formano soffiare e come i vetrai fanno oggetti soffiati se andate in museo cosa che consiglio eh, vedrete degli oggetti soffiati fatti a lume quindi soppialume è chi soffiava grazie al il vetro grazie alla lume. Ah, sì. Nel 1683 i paternostrelli si trasformano in arte dei Margariteri. I Margariteri sono, appunto, questi speciali. esiste già da tempo, ma è, è, adesso è più specializzata, quelli che lavorano la canna. La canna, è forata, la, canna, la canna forata, la canna forata. Tutte queste regole, queste divisioni, finiscono con il, eh, con il cadere della, della Repubblica e con, eh, quindi nell'Ottocento che è un secolo importantissimo per le perle, nel senso che le perle sono state importanti per Murano, l'attività diventa un'attività industriale guidata da capitalisti, che ormai le regole delle confraternite, delle arti non esistono più, soprattutto non c'è più quel sistema che Venezia aveva inventato di oggi si chiamerebbe sicurezza sociale o cassa integrazione per cui chi rimaneva disoccupato, perché la, ogni anno c'era la chiamata degli operai, chi rimaneva fuori, disoccupato, riceveva un sussidio annuale. Beh, queste cose ormai non finiscono, eh, non, non, non esistono più e quindi è un periodo di grandi guadagni per i capitalisti e di grande miseria per gli operai, tanto per essere chiari. E, anche perché i capitalisti si fanno guerra fra di loro riducendo i costi, e in qual quale modo si riducono i costi abbassando i salari degli operai. No? E quindi gli operai di ciò non erano molto contenti, ci sono stati anche degli scioperi, varie, varie cose. Poi ci sono state due eh, iniziative proprio per regolare la concorrenza, perché alla fine questa concorrenza rovinava un po' tutti. Nel 1848 nasce la società Fabbriche Unite, che è la prima che mette assieme un gruppo di, una specie di consorteria di, di fabbriche, che dura quasi, quasi 40 anni, mi pare che cessa sì, nell'87. All'intervallo di dieci anni c'è il secondo tentativo, quello della Società veneziana per l'industria delle conterie, che è qui, questa è molto più grande anche se eh, che raccoglie all'inizio, se ricordo bene, 12 eh, aziende, eh, non tutte della stessa forza naturalmente. E, e questa apre, apre a Murano una imponente, nasce, l'ho detto, nel 1898-98, sì, apre un'imponente sede a Murano, in cui i cui resti esistono ancora in eterno restauro e dura grosso modo fino ai eh, supera la, anzi la prima guerra mondiale eh, trasporta i, è un periodo favorevole perché aveva trasportato i, i magazzini a genova e, e lì riescono a, a operare la seconda meno il dopoguerra è difficile camb cambiano i gusti eh, dopo vari tentativi da società di, non fare non solo conterie ma anche cristallerie, insomma eh, agli anni 90 eh, chiude. Nel 95 cede eh, l'area al comune, eh, il quale il comune sta ancora, eh, sta ancora facendo finta di restaurare, perché le cose non sono ancora finite. E che, eh, hanno finito un albergo ma non le case. <ride> Va bene. Eh, allora, tu, eh, adesso andrò molto più in fretta perché sono solo immagini, quindi si fa, si fa prima, anche se devo, devo togliere tutto il tempo che. <ride> non solo. Eh, non ti serve, infatti. Allora, come si fa una canna? Si prende eh, si, con una con una canna di ferro si va nel crogiolo, si prende un primo cilindro, questo cilindro lo si passa, oh dio. Sì, roba sta roba, okay. Ma questo dovrebbe sì, muoversi. Trovare la freccetta quando la Eh, direi. lo so, ma è che, è così, è ecco. Si imprime in questo uh, stampo aperto, si torna, si torna Ah, visto? Si torna nel cilindro. Attacca, si attacca un secondo bastone, una consaura, e, e si tira. Forse e si, si, tira e si, tira, si tira tranquillamente. Se si vuole fare una canna eh, sottile, si corre. Si corre anche 100 metri. Si corre anche 100, anche 100 metri. Tant'è vero che gli operai si informano prima che tipo di canna si fa oggi. Canna grossa va bene, canna fina va bene. E poi si taglia, come vedete, in tanti pezzi. Come funziona il perlaio? Con la, lume. Questa, è la questa è tratta dall'enciclopedia di Diderot, ovviamente. È la lume dei francesi. Al museo di Nevers ne esiste ancora una, tale quale di porcellana, e qui è chiaro, qui si mette, questo è il stupino, questo è il getto d'aria, no? questo è un po' idealizzato, un po' molto, il, il banco della lumista, qui sotto c'è il, il mantice, il piede che lo aziona, e, e. questo è invece è una perle eh, eh, disegnata dal Grevenbrock, e quindi qui siamo già più, più vicini ai tempi nostri, da notare il, il, il mantice, il fuoco eh, molto più grande. Qui c'è la luce, e la, la fiamma, qui da una parte si tiene una canna, dall'altra un'altra, no, da una parte scusate si tiene lo spiedo, e con la sinistra e con la destra si lavora, si aggiunge, si aggiunge la perla. Qui siamo moderni. Questa, fa parte della... qui l'abbiamo rubata nella mh, sì. fabbrica dei... ecco i moretti. Ecco qua. qui Adesso, adesso non c'è più la lume, c'è, ecco si vede qua, se riuscite a vederlo, c'è un becco a gas. Sì. Ecco, qui c'è una protezione, eccetera. Come si fa? Ecco, lo spiego. Questa è la, la, la vetta e, e si mette la prima, la prima qui mancano, mancano tutte le altre, perfetto, vabbè, e si fanno perle, perle di, di vario tipo. Perle, vedete, qui c'è questa è avventurina. Qui è mescolata. Questa è pol, potrebbe essere polvere d'oro, questa è tirata, di, perle di vario tipo. Non si fanno solo perle, si possono fare anche altre cose, come queste bottigliette porta profumo. Queste sono dell'ultimo quarto dell'Ottocento. Queste hanno un tubetto, un tubetto di, di rame normalmente attorno al quale si, si mette tutto, tutto il vetro e si aggiungono le murine. Le murine. Questo è un capolavoro che, che potrete, se siete fortunati, andare a visitare al Museo di, di Murano. Il Museo di Murano ha una collezione enorme di, di perle, perché il fondatore, a differenza degli attuali gestori, eh, si era molto preoccupato di eh, raccogliere il meglio di ciò che si faceva al, al suo tempo e, e particolarmente generoso è stato l'autore di questa eh, collana che è Giovanni Battista Franchini che è un perlaio che ha fatto delle cose eh, meravigliose e il cui figlio eh, Giacomo è quello che invece ha fatto l'argomento di un'altra conferenza, le murine con, eh, con i ritratti, eccetera, eccetera. Questa è una collana particolare perché qui non so se si vede, ma forse sì. Qui c'è un graffito d'oro. Si vede? È palazzo ducale. Le perle... Quella dove c'è il palazzo ducale. Quella. Questa eh, mia unga è a due centimetri, però è poco, sì. Queste sono più piccole, quella più maggiore sarà un paio di centimetri. Un altro sistema per fare perle. Dove siamo qua? sì. Perle con la foglia d'oro. Si fa un primo. Eh, un primo eh, primo inizio di, 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 di vetro, poi lo si rotola sopra la foglia d'oro o d'argento e viene fuori questo, viene fuori le perle, vedete, so, e dopo c'è un'altra coperta di cristallo, cioè vetro tra, eh, che può essere trasparente o anche colorato. E e, e, e L'oro si può anche mettere esternamente. Ci sono perle con l'oro esterno, però sono molto eh, fragili, nel senso che con l'uso eh, l'oro si, si stacca. E quindi quelle che arrivano a noi in genere sono eh, rovinate. Però, e queste qua sotto ne sono, sono un esempio, ma non si vede, non si vede molto bene. Fiorato, il fiorato è il, il, il genere più comune di perle ma è comune anche perché ha mille e mille esecuzioni simili ma diverse. Fatta la perla, fatta la perla eh, si fa un secondo passaggio con la vetta, vedete, ecco il filo, questo si ha un'idea di quanto sottile sia questo filo, il calore che viene da qua, vedete questo è il gas, scioglie, scioglie e sciogliendo si può si può disegnare, questa è la, la terza fase, le famose roselline che si fanno, e questo è un finale. Questo vetro che vedete è la venturina, che suppongo che voi sappiate cosa sia. No. Eh, no, eh. La venturina eh, è un vetro, per farla breve, che contiene cristalli di rame sembra oro ma sono cristalli di rame che eh, il procedi procedimento è, è eh, rischioso e esce per avventura cioè esce quando vuole insomma, quando vuole insomma talvolta bene talvolta male si chiama avventurina tant'è vero che nella ricetta eh, del seicento si trova in, in quegli anni in una ricetta eh, descrive tutto quello eh, quando alla fine bisogna chiudere il forno, spegnere il fuoco e dice: va incesa a pregare da Dio. Ma il rischioso è rischioso perché non, sei, non è pericoloso per la vita o per No, è pericoloso per che non esce. Perché non sai mai cosa funziona Non sai se viene così eh, pieno di portare. cristalli, oppure, come si dice a Murano, figà, fegato il colore resta stesso... Beh, brutto da buttare via. Da buttare via. Esa esatto. E quindi vuol dire pregare tanto. Pregare Dio che... <ride> che resta... <ride> allora siamo al fiorato. Ecco un po' di esempi. Adesso ho una serie di esempi di fiorato. Qui, fiorato. qui, qui la, la fantasia è infinita. Eh, il numero delle perle è, è, è infinito. È, è infinito. È poco da dire e io ve le mostro e basta perché Dunque, queste sono anonime, queste sono nomine, sono di, del, del Franchini di cui sopra e queste sono del museo, se trovate il museo qui c'è da, da, da sbizzarirsi, insomma, bisognerebbe l'errore delle... Pe, di, delle mostre di perle, è di mostrare la collana. E allora uno guarda l'oggetto collana, invece vanno guardate le perle una a una, va mostrata in una, una bacheca, va, con una lente, una perla. Hanno fatto una mostra tutta piena di mazzi di perle, nessuno sa più, si ricorda di come sono fatte. Pazienza. Altro genere. È di come si fa a fare questo? Semplicissimo, si fa una strisciolina: tre, tre striscioline parallele. Poi si va con un ago, si, si attraversa e viene fuori, e, e, trac, e viene così. È pieno di piccoli accorgimenti che sembrano banali solo dopo che te li hanno descritti. Eccoci, sì, queste sono tutte rotonde, ma ecco qui c'è una fascia di, di avventurina e i fiorellini. Non so se ce ne sono qua. Ecco sì, adesso guardate questi puntini. Sono, queste perle sono appunto grosse così, circa sono piuttosto grossette, queste sono. Però eh, pensare di mettere. Adesso non credo che si possa rialzare, eh, ingrandire qua, ma insomma si vede abbastanza. No? No? Questo eh, non è esattamente un campionario, è una contromarca. Eh, eh, quando facevano una spedizione, eh, una cassa, facevano, eh, eh, come dire, L'elenco delle cose spedite erano fatte raccogliendo le, le varie perle e quindi ogni spedizione ha le perle e la destinazione. Qui la destinazione non c'è, ma pazienza. E, e queste erano, rimasti, erano rimaste tantissime, va bene, sono andate perse, diciamo. Diciamo che sono andate perse. Volevo far notare questa perla che ha l'oro esterno. Si vede? Sì, si vede. E va bene. Dove siamo qua? Mosaico, perla mosaico. Si prendono delle canne con mille fiori e si tagliano. Si tagliano, questo è il Grevenbrock di nuovo che mostra come si tagliava una volta. Adesso fanno, cioè la macchina, no? Un, due, due scalpelli, uno fisso e uno mov, uh, movimento. E, veni, e veniva tagliato. Eh, la parola mille fiori me la spieghi? Che io non lo so, oh, non sa so niente. No, vedo, ma non capisco. Non ti puoi farmi fare. No, no, dai, prima l'avventurina l'hai detta in quattro parole, e qua la dici in sei mille fiori e eh, queste robe qua Forse sono, sono un canne un giallo poi un nero poi un bianco poi un rosso eh, sì no, beh eh, i meccanismo meccan no, 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 no 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 non commissario da nuovo però eh, è colpa tua <ride> il meccanismo è, è, è questo qua per fare i mille fiori questo è un cilindro. Qua lo metti in questa forma: e diventa bianco a costolature. Quando lo metti di nuovo, fai un'altra altro, un altro, un un coperta di, 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 vetro, di vetro. Dopo prendi un altro stampo a forma di stella chiuso e lo, lo pressi. Allora, questo in, in sezione: questo ha un bianco con le stelle, poi un altro colore, tutto, se, se lo tuo stampo è a stella, ha tutti i buchi delle stelle qua, dopo fai un'altra un coperta, un altro stampo di un altro colore, un altro stampo, vai dentro e via e vieni. Forse Sia. ho capito, continua. Eh, più di tanto oggi adesso non posso dire, perché no, altrimenti non... resto solo fra un po', andate, vanno allora tutti resta, a casa. Qui, ecco là, ci tutto, sì, va bene, l'ho già detto che le canne si tirano. Allora, dobbiamo fare per la mosaico. Faccio un cilindro, qui si vede, prendo quei pezzettini di mille fiori e li metto attorno al cilindro. qua si vede ancora meglio. Metto i, eh, marmorizzo, cioè arrotolo su una superficie piana questo, questo, questa cosa che era su un, eh, un cilindro e viene fuori questa roba qua. Questo è il più evidente, no? Dopo naturalmente usando forme, stampini, le posso eh, arrotondare o volare, Bravo, va a analizzare e, e queste sono schia schiacciate come la prima che abbiamo visto. Uh. Anche pendenti, qui, si, qui si c'è un buchetto e si può attaccare e fare l'orecchino. E adesso abbiamo finalmente le perle Africa. Siamo a casa! Le perle Africa, perché si chiamano Africa queste perle? perché sono massimamente gradite agli africani. Gli africani gradiscono, come abbiamo detto, tutte le perle. Ogni perla, ogni perla ha la sua importanza in diverse, in diverse tribù, in diverse, in diverse situazioni. Queste perle si chiamano Africa semplicemente perché erano esclusivamente destinate ai mercanti africani. Queste le abbiamo perché da non molti decenni fa, molti decenni fa eh, è cominciato il viaggio di ritorno perché gli europei hanno eh, scoperto che sono belle, è un peccato che se le tengano gli africani, le abbiamo vendute a caro prezzo, adesso le ricompriamo per niente, facciamo due volte l'affare e, e, e ne abbiamo, abbiamo importate tantissimi, eh, quanti, quanti decenni fa? 4-5 decenni. 80, già 70 70-80, già si usavano queste, queste collane. Di queste, eh, eh, e qui anche qui c'è una varietà infinita, anche qui, perché, perché possono variare le, le composizioni possono variare le singole, le singole canne e qui io posso solo, posso solo farvi vedere alcune. Ho anche brevemente pensato ieri di portarne alcune qua, ma dopo ho detto forse non vale la pena. Ma ho visto molte signore che hanno già adottato, sono già delle esposizioni viaggianti. Ah, no, ma voglio essere. farti una domanda: come nasce il gusto? Cioè chi è l'artista o chi sono gli artisti? Che fa, come si fa a interpretare? Io adesso vedo e dico, ma se giriamo per Venezia vediamo donne africane ma anche maschi che hanno abiti di questo colore, cioè sono i loro abiti. Ma come vuol dire erano già qua questi colori e noi li trasformiamo in perle? Noi, i nostri antenati? O si uniscono delle cose che non conosciamo o che dobbiamo ancora leggere bene? Sono non ignorante so. su questo, per questo ti faccio queste domande. Eh, eh, sì, ma partecipo di questa condizione. Non lo so. Non lo so. Eh, non risulta. Non risulta che esist, sia esistito qualcuno incaricato di disegnare perle. Né, né che sia esistito qualcuno incaricato di disegnare canne perché ognuna di queste no è una canna questa è una canna questa è un'altra canna questa è un'altra canna tutte le canne facevano i caneri secondo la loro fantasia io non, non lo so non, non lo so questo genere di perle mh, Nascono. Boh. Se però intervengo e dico che assomiglia a qualcosa di fenicio un po' più complesso, un po' più articolato. Non sbaglio di troppo. Non sbagli di troppo. no Non sbagli di troppo. Assomigliano anche perle di questo genere si facevano. L'hanno fatti i vichinghi, per esempio. Nel VII, VIII secolo. Perle Mosaico si trovano eh, al nord e si trovano anche in Asia. A roba Roma cinese è molto simile. Quella fatta adesso? No, no, anche quel qualcosa di storico. No, i cinesi fanno, fanno copiano anche, i cinesi eh, copiano, copiano tutto. tutto ma anche eh, nella sì. parte storica... Ah, eh, non lo so, nel vetro cinese io non so niente, quindi ho già risolto il problema. Eh, però in, eh, c è, c è, gli, gli arabi i musulmani hanno una importante eh, attività vetraria. E anche di perle, le perle islamiche si chiamano, generalmente si chiamano islamiche, però sul, sull'origine, su chi e perché, non so sì, che se dire. Se troviamo qua fra un attimo. Se troviamo italiano. qua fra un <ride> Ecco, ecco, queste sono. Ah, questo è un campionario. Ah, ecco, da questo devo dire. Eh, queste perle. La maggior parte di queste perle, direi la quasi totalità, è opera novecentesca del XX secolo. Sempre nel suo lodato Giovanni Battista Franchini troviamo tre perle di questo genere, quindi in metà 1840-50. Troviamo solo quelle e stranamente, mentre... L'abate Zanetti, che è il, quello che ha costruito il museo di Murano, eh, descrive tutte le perle, che, le prime perle che Franchini regala, quando arriva il numero di queste tre perle di, che oggi chiamiamo africane, non dice niente e salta al numero successivo. <ride> è una vilania incredibile. Il guaio è perché la prima cosa da pensare è: come. Museo di Murano, passato tutte le avventure dei secoli, no? eh, che siano state eh, messe lì dopo. Invece girando il cartone, uno dei pochi rimasti, eh, c'è il filo integro, sono, sono legate a un cartone con un filo di, di cotone. Quindi resta un po' un mistero da chiarire, ma con poca speranza. Queste comunque invece sono per le... Eh, del Novecento, della società, ecco, queste sono della società eh, per l'industria delle conterie, società conterie qui a Di Murano, questo è un catalogo del 24 mi pare, molto bello e anche qui una enorme, enorme varietà. Questa è la più comune, questa dà anche la, la misura, no? la, la, mostra le diverse misure, diverse misure possibili. Un altro tipo di perla, un altro tipo di perla sono le perle soffiate, sono una rarità, quindi quel discorso di prima, con la cannetta soffi, formi, formi il cilindro, dopo lo, ta lo, lo decori con l'oro e con l'acqua marina, no? oro e acqua marina, poi la tagli e qui si vede, credo che si vede bene, la rottura è interessante. Queste non sono soffiate, ma sono cave, bellissime e meravigliose queste, perché sono fatte, già, già è da ammirare eh, il, il, la canna con cui sono fatte, che è già una canna complessa di vetro eh, girato, e questa canna parte dal da, da, da lago, no, dove adesso c'è il foro. Fa il primo giro e poi si allarga, poi si allarga, si allarga e dopo comincia a restringersi, 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 restringersi e fuori è per la rotonda. Una roba incredibile, bellissime. Collana, ecco questa l'ho messa non tanto per mostrare la collana che come ho detto non bisogna mostrare, ma per far vedere per le rotte. Ne vedete? Cioè che far vedere che dentro sono vuote perché è fatto costruendo... Ah, siamo indietro qua. No, non è colpa mia. Però. Tutta colpa tua. No, no, ma adesso... Allora, questo è interessante, l'ho riportato, perché eh, come avevamo detto, nella seconda metà del 400 si facevano queste, eh, si facevano canne, canne forate da cui si ricavavano, cui si ricavavano perle, ma eh, era un lavoro, diciamo, sopportato, sopportato. Queste canne forate si facevano, però si vendevano ai tedeschi i quali i tedeschi le tagliavano, le arrotolavano, le, uh, sì, le, facevano, le lavoravano, le riportavano a Venezia e le mettevano sulle navi e andavano in giro per il mondo. Finalmente, finalmente essendo stato trovato nuovamente da 20 anni in qua, in circa, da tedeschi, una invenzione di far fare a noi verrieri de muran cane de vero comune. Si capisce finora, no? cristalline colorate di diverse sorti, le quali loro tedeschi portavano in terra tedesca e quelle scavassavano e fevano fare spolette, canele, ovvero paternostri, e spezzavano e infilzate e lavorate e le conducevano qui in Venezia e navigasse per Levante, cioè i tedeschi facevano il lavoro. Fu finalmente deciso, dopo vent'anni che... Che Andava avanti, industriale in realtà era più di vent'anni. Fu finalmente deciso di provvedere ad opportuno rimedio e fu quindi stabilito che, d'ora in avanti, da una bottega di verrieri di Muran e maestri di quella posso fare, scavissare e fare nostri curti e lunghi, sia in Muran come fuori di Muran, con tutte quelle manifatture, fasi e se vorranno e saranno ordinate. Se sveglia Finalmente, già da, tempo, già da tempo la cosa è, era stata fatta. Questa è la famosa Rosetta. Questa era famosa per la, per la Rosetta. Eh, è la famosa perla. Rosetta c'è buon motivo per ritenere perché, bisogna dire, dirla così, che questo, eh, questa perla. Rosetta sia stata un lavoro nuovo fatto da tale Maria Barovier, figlia di Anzolo, che è quello che ha inventato il, ve, il vetro cristallino, cioè incolore, nella piccola fornace che lei aveva, morto, morto il padre. Ci sono documenti che parlano di questa eh, invenzione, roba pulcra, eccetera, il suo vero risparmio. Che ha fatto. Questa perla rosetta è fatta, e questo serve ancora per rispondere... Alla domanda di, di Adriano di prima, come i mille fiori, e cioè eh, si fa una, una prima, eh, un primo cilindro, un primo cilindro di cristallo, un cristallo eh, volgare, quindi verdognolo. Poi un secondo, un secondo cilindro eh, si fa questo e basta, sì. Poi si fa una coperta di blu e si stampa in un stampo a stella 12 punte. Poi si fa una coperta di bianco e la si stampa in uno stampo più grande, naturalmente, perché via via che si aggiunge bianco e bianco. Una coperta di rosso coppo e si stampa. Una coperta di bianco e si stampa. Una coperta di blu e si stampa. Quindi esce, mi dispiace di non aver messo qua immagine eh, eh, trasversale ma comunque spero di essere stato abbastanza chiaro <coughs> con un eh, con un chiodo si fa il buco il buco nella nella magari si era già fatto prima quando era eh, nella pastone viene fuori una cosa così circa no il lungo così circa è attaccato da una parte si attacca il secondo e si tira si tira della lunghezza, della lunghezza che si vuole e poi si taglia in tanti cilindri. Nei secoli passati, questi cilindri venivano lavorati a, a, a mola e quindi si, si vede qua: si no? vede il segno della mola. non sono arrotondati, hanno sette strati, 12 punte, sette strati lavorati a mola. Adesso, cioè adesso nell'Ottocento. Sono a sei strati e, e, e arrotondati, quindi queste sono eh, rosette vecchie. Questa è probabilmente del Cinquecento, questa è probabilmente del Settecento, questa anche del Cinquecento. Questa ha la particolarità che è un po' verde e queste invece sono contemporanee. Queste eh, C'è stato un, un uso. Un uso eh, che è durato non molto di questi frammenti di, di rosetta, per fare tagliati e messi dentro a. Questa è una perla. Sono usati, scusate, tagliati a fettine eh, sottili per essere raccolti sulla superficie e fare dei vasetti, è durato poco, e tutti i vasetti quindi sono ricoperti di pezzettini di rosetta oppure per fare queste perle, questa è una perla di 5 cm e quindi questa è della fine, anche questa è una moda che dura poco, questa è una perla a lume per così dire, no? fatta facendo la base e poi attaccando attorno tutti questi pezzettini di rosetta e come vedete qui c'è anche un po' di foglia d'oro e questa è della, è della fine, del, è fine del 400 e questa è in museo a Murano, è anche esposta nella sala dei Murine per adesso. Dopo con le, le rosette si fanno collane e in Africa è pieno di collane. Questa collana è un miscuglio, una, questa e questa sono vecchie, questa è abbastanza vecchia e queste altre sono tutte moderne. Finalmente le conterie come le intendiamo noi, e cioè perline ottenute da canne eh, sottilissime, sottilissime. Queste, queste, queste qui viola eh, sono poco più di un millimetro, un millimetro e mezzo, questa forse arriva, arriva a due. Eh, queste sono, eh, sono una, eh, un, un prodotto. Dell'industria vetraria veneziana e muranese dell'Ottocento, che ha avuto una diffusione enorme. Ha avuto una diffusione enorme e, e, ed è stata una fortuna, ed è stata una fortuna per, per, per Venezia, perché finito, finita la Repubblica. Eh, eh, praticamente Murano il commercio a Venezia fu un disastro no? in, tutti, in tutti i campi il, il commercio del vetro ancora di più perché fra l'altro c'era anche la concorrenza dei vetri eh, nazionali allora eh, boemi e, e, e austriaci perché, e naturalmente il regio imperiale il governo favoriva la prima cosa che fece fu di eh, aprire la libera importazione nel Veneto dei vetri eh, boemi e, e austriaci ci sono, ci sono i manifesti del... Ciò che, e quindi Fornaci Fornace, fornace ri, eh, rischiarono la chiusura totale. Ciò che salvò l'industria del vetro fu proprio la produzione di canna per perle perché il commercio con le perle eh, continuava e non c'era. Eh, in Boemia c'era una, eh, una grande tradizione di perle, ma eh, quella veneziana eh, diciamo resistette. E quindi l'industria eh, delle perle eh, mantenne i forni accesi e, eh, fin tanto che, alla, verso la metà, eh, ci fu il risorgimento, per così dire, la ripresa vetraria. A, a Murano, metà dell'Ottocento, sì certo, fino prima nel 1954 i fratelli Toso, dopo nel 66 Salviati Salviati, Pietro Brigaglia. Ecco Pietro Brigaglia è stato un, un grande. E qui ho portato, eh, siamo felicemente quasi arrivati. Alcuni campionari: eh, campionari della Società veneziana delle Conterie, eh, che ecco. Qui il bello è la, eh, la, dimensione, la dimensione, incredibile. Eh, incredibile. Adesso anche qua ti faccio una domanda perché non lo so. Cioè, si, tiravano eh, mille eh, metri per arrivare. No, no, voglio, no, ma devi a, rispondere... Che fermi non il tempo, non hai più nove eh. parole, ne hai tre. Come si fa a fare un, una cosa di un millimetro? Si tira. Basta. <ride> e questo è l'incredibile. E questo è l'incredibile. Una, allora, una canna di vetro. L'importante cos'è? Se, se tu fai un foro, quando tiri, questo foro si, si allunga, si allunga, si allunga. L'unica cosa importante è che la canna di vetro sia della stessa temperatura, di modo che si allunga tutta quanta. Per fare la conteria minuta, come dicevo prima, bisogna fare questa operazione. In fretta perché è più è sottile, prima si raffredda, e quindi devi farla correndo e il foro rimane. Come perché? È uno dei misteri della Santissima Trinità, è il quarto elemento. Difficile. Succede. Accade. Ecco, questo è un'altra. Vabbè, basta, andiamo avanti. Questo è anche un capolavoro. Questo è, è il. Il campionario di, di Bussolin che è allegato alla, alla guida delle Fornaci Bussolini, quella che dicevo prima: 1845, mi pare che sia, forse questa è l'edizione francese, questo ha questa dimensione più piccola è a spanna: 8x12. Quindi potete facendo il rapporto immaginare che dimensione hanno questo. Se tutto questo è eh, 10 centimetri eccetera ah le piraresse eh, questo ci bisognava aggiungere questo perché le piraresse sono quelle che per come si fa questo sì che è una domanda come si fa a infilare queste queste pere so. e l'hanno inventato questo sistema una, una manciata di aghi che vanno a caso dentro questi vassoi pieni e si infilano misteriosamente ci vuole tanta pazienza e si fanno per esempio queste cose frange per, per paralumi cinture niente male vero? borsette questo è il pagliotto d'altare della cappella a destra della chiesa dei, dei, dei Santi Apostoli ed è tutto di vetro non solo questo tutto di vetro andate a vederlo che, che... conterie eh, che dobbiamo dire pur dopo questo povero Miani anche <ride> <coughs> Contarie, paternostri e conterie conterie da dove viene cosa vuol dire da dove viene sta parola eh, c'è questa eh, diceria che si trova eh, che nasce nel tardo ottocento che, che eh, viene per contare che era conteria come strumenti per contare come contare la moneta poco sostenibile a mio avviso contarie viene da contamarie allora c'erano i paternostri nei rosari ci sono i paternostri ci sono le ave marie un paternostro e dieci ave marie dieci perline il paternostro è più grosso le perline per contare le ave marie sono le perline contamarie da contamarie a contarie per contrazione è immediato. Era merce di scambio, non era, dicono, moneta, una gran balla moneta, non era moneta, era merce di scambio perché in questi periodi, in questa popolazione, il commercio avveniva per baratto. No, ti do qualcosa, ti do quello. Per esempio, gli anni non porta via solo casse di conteria, non porta via anche, per esempio, filo di ferro. Perché, nel, nel, nell'Africa, avere filo di ferro è una cosa rarissima, preziosissima, quante cose si possono fare. E quindi, un mazzo di filo di ferro ti poteva avere. Eh. C'è la leggenda di, di, di Marco Polo, no? che va fa in giro e cambia, cambia le perle con eh, i gioielli e pietre preziose in Cina, che fa parte della leggenda, però anche altre leggende, ma una base di verità new york è stata comprata dai eh, dagli olandesi con un certo numero di rosetta perché fra parentesi non detto la rosetta eh, già viaggiava viaggiava in tutto il mondo sia con le navi eh, veneziane sia con quelle olandesi francesi portogallo perché cioè perché o eh, venivano vendute a esportatori in poche parole, noi esportavamo e poi, e anche in Canada, anche in Canada un, hanno trovato in un villaggio di cui non ricordo il nome, sempre nei primi anni del 600 come l'acquisto la, la, di, di Nuova York da parte degli olandesi hanno trovato delle rosette, anche lì cioè la rosetta, la perla rosetta era talmente preziosa che compravi, non dico una città ma un villaggio Ecco, eh, le navi, questa è interessante, Gnalic, eh, hanno trovato vicino a Zara una nave veneziana, 1583-85, e nel, nel, nella Stiva, oltre a tante altre cose, eh, bronzo, rame, eh, vetro, soffiato, hanno trovato anche una gran quantità di queste perle. E quindi questo è interessante perché è uno dei pochi documenti che danno una data a, 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 alle, alle, alle perle. E quindi va bene, questo l'ho già detto, l'attività eh, te l'ho detto. Va bene, questo ve lo risparmio. Cioè, eh, una, una sola cifra c'è. Cioè, quanto una, usciva in un anno qualsiasi? Ecco 1870. Qua. Ecco, questo, questo, da, eh, questo è un... Anzi, 1866, anno dell'ingresso in, di questa cosa in, uh, in Italia. Dunque, eh, queste sono le quantità e i valori. E va e I valori eh, lasciamo perdere perché tanto se sono lire italiane di quel periodo, non sappiamo tradurli. Ma le quantità, in poche parole, sono... 313.241 quintali. Sono quante tonnellate? 10 quintali fanno una tonnellata. Ecco, quindi sono 34.000 tonnellate. No, poco. Nel periodo di 10 anni. Eh, no, eh, sì, nel periodo di 10 anni. Cioè quantità, quantità enormi. Dove andavano? Qui ho un elenco. Marsiglia, Bordeaux, Londra, Liverpool, tutti, Hamburgo, Amsterdam. Le coste dell'Africa, le Americhe, perché dopo and andavano eh, col Portogallo, andavano anche in America eh, del Sud, le Indie e le colonie inglesi e olandesi, Alessandria, e il Cairo per l'interno dell'Africa. Il nostro Gnani si riforniva al Cairo, dopo l'apertura di Suez. Alessandra, Alessandria, lo scalo per le Indie, andavano ai porti, di queste sono notizie. Di, che trovo dalla da, da monografia dell'arte vetraria di Zanetti i porti della Barberia la Barberia è la, la fascia eh, costiera del, sì. del, dell'Africa e inoltre in Guinea, Congo Zanzib Zanzibar e Abissinia e, e via di seguito e adesso il nostro, il nostro eh, Miani il nostro Miani il nostro Miani ci racconta, ci racconta, eh, eh, ci racconta molte cose dell'importanza che eh, le, le perle hanno, perché le perle hanno, hanno un valore venale, diciamo, cioè di eh, merce preziosa, che è preziosa perché ha un, eh, di per sé un valore. Quindi possedere le perle è un segno di distinzione e come mettersi delle perle addosso come facevano le donne, ma non solo, era uno status symbol, era come mettersi i Rolex, eh? ecco, mettere il Rolex oppure mettersi la collana di, di diamanti, e poi avevano spesso anche un significato apotropaico. Parola che io ho imparato molto recentemente, che non l'ho mai usato da bambino. Ma insomma, erano, erano, erano gli oggetti mani, magici. E, 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 e come si chiama? Miani dice: questo tratto, grazie alle indicazioni di, di Adriano, nel tra, nei, diari di, nei diari di Miani. Le conterie di Venezia sono quelle che si chiamano Bed e l'Uman, uova di piccione, delle quali contro un bel bove non se ne danno che 20 o 25. Con 20 perle compravi un bel bove. E aggiunge, e aggiunge Miani: da ciò risulta quanto poco costa una donna in quelle regioni. Perché le donne, la dote. Lì è il contrario, non è la donna che porta la dote in casa, è lo sposo che deve comprare la, eh, la donna. La dote si paga in vacche o in conterie di Venezia, dice Emiani. Le ragazze vergini, ne citava anche Adriano prima, portano conterie facendosi dei buchetti nelle orecchie, al collo portano comunemente le conterie che stabiliscono la loro ricchezza. Quindi, questa è la. Citazione di, di Miani. E si usano le conterie anche, <coughs> dipende dalle zone, in sacrifici penitenziali per ringraziarsi, voi lo spirito di una pianta, di un fiume o, o di, un, di un animale. Eccolo qua, questo. Non sappiamo se, se era amico di, di Miani e ha le perle. Non particolarmente, queste sono ottocentesche, vedete, sono molate, eh, sono arrotondate e questo è chiaro che è un segno di distinzione. Ho finito. Queste due, eh, in occasione del rito di iniziazione, eh, le ragazze vengono addobate in vario modo e... Vedete, queste sono tutte quelle cosiddette perle Africa. Viste? E naturalmente ogni famiglia carica la ragazza di perle per dimostrare il proprio rango. Più perle ha, più, più importanti sono. L'ultima immagine, pubblicità. È uscito adesso un libro che consiglio a tutti, molto interessante. Giardino delle Perle di Serena Rabitti e Maria Clemente Zaghini, che è una storia meravigliosa perché queste due signore, la seconda delle quali possiede un piccolo giardino vicino a fondamenta di Ascensa, scavando per terra ha trovato una gran quantità di perle africa. Perché quella era zona di perlaie, adesso non abbiamo il tempo di parlarne, e ne ha trovate una gran quantità. E questo libro racconta di questa storia, ma anche di tutta la presenza dei perlai nella zona di Canareggio. Perché i perlai erano, erano a Canareggio, le piraresse invece erano prevalentemente a Castello. E quindi questo libro è appena uscito, prendetevene nota. Grazie per l'attenzione e cogliate i saluti. Come si fa a non appassionarsi? Con i complimenti di Giovanna Nepire.